L'inizio di una nuova stagione, il prosieguo di una storia che ha visto il suo apice con la promozione in Serie D di 8 anni fa. Amici sportivi di Teleidea, buonasera da Pietro Fanti e da Moriano Michele alla regia e benvenuti a Pianese Scandicci, primo turno di Coppa Italia Serie D. Guadagna ancora un altro fallo laterale, sempre da quel versante, si fa vedere Giustarini, uno di quelli che è rimasto proprio a corte di Masi. Attenzione, colpo di testa di Ravanelli che fa comunque un bello stacco, poi però la mira è decisamente imprecisa. Ci sono anche due classe 2000, due millennials, se così possiamo definirli, nella Pianese. Una appunto è dell'Aquila che, come ho detto, agisce sulla fascia sinistra. Attenzione, passaggio lunghissimo per Giustarini, in mezzo c'è solo Catanese, Giustarini fuori! E si fanno vedere sia Catanese che il numero 11 Ravanelli, ottiene palla proprio Catanese. Ancora Grea, attenzione, traversa con un tiro praticamente impossibile dell'Aquila. La mette giù, è completamente solo. Si fa vedere Giustarini, dell'Aquila sterza e torna dalle parti di Simeoni. Di tacco Benedetti, che numero. Ancora Giustarini, tenta il numero di gambe. Giustarini, parata centrale di Timperanza. Dell'Aquila nel mezzo di testa, buongiorno! 1-0 Pianese al 24esimo del primo tempo. Catanese con il sinistro, Giustarini, che parata di Timperanza. Simeoni sale, Ravanelli sulla destra, più qua c'è anche Grea che riceve la palla in questo momento, converge verso il centro, cross di sinistro, buongiorno, non impatta sul pallone. Non recupera qui Catanese, ancora buongiorno per Catanese da parte opposta, Ravanelli con il destro salva sulla linea un giocatore dello Scandicci. Già tornata tutta in difesa la formazione di Masi, Bragadin per Poli, nel mezzo Vangi, alta sopra la traversa. Solo due tiri quelli dello Scandicci verso la porta, la Pianese invece ne ha fatti qualcosa come 9, tipo 8-9 insomma, compreso il gol, l'incornata di Buongiorno che ora segna il secondo gol, incredibile, Daniele, Mike, buongiorno, 2-0, prima doppietta alla prima presenza ufficiale con la maglia della Pianese. Proprio Gianotti dalla bandierina davanti agli occhi del secondo assistente Bianchi di Pistoia, che gol di Gianotti, entra e segna, e anche qui a grosse colpe Wroblewski che si fa battere direttamente dalla bandierina, direttamente dal numero 18. Dopo questo è stato insomma un po' un gollonzo alla Recoba, se posso proprio fare un paragone scomodo, quello tra Gianotti e il Cino ex Inter, che era solito, insomma, solito no, ma qualche gol da calcio d'angolo l'ha fatto, proprio il pallone che è andato ad impattare sul palo e si è insaccato alle spalle del gatto di Varsavia, subito attaccato dal numero 18, perde palla Simeoni e sulla sinistra c'è Bragadin, il tocco proprio per lui, nel mezzo sbaglia completamente Bragadin, Scandicci ad un passo dal pareggio. Salta Buongiorno, toccato in testa da Giampà e c'è il cartellino rosso per Pietro Battista per una gomitata sul volto di Ravanelli, salutato da una standing ovation da parte del pubblico di Piancastagnaio. E ora sulla destra dove c'è Poli, Vangi di petto, Vangi, parata centrale di Wroblewski. Ancora Catanese, si fa vedere sempre Buongiorno come arpiona la palla, Buongiorno fuori, sorvola la traversa al tiro del numero 9. Triplice fischio per l'arbitro Jacobellis, la Pianese passa al turno successivo vincendo per 2-1 contro lo Scandicci. Mister Masi, allora, primo impegno stagionale è andato piuttosto bene, la Pianese ha vinto 2-1 contro lo Scandicci in Coppa. Sì, abbiamo fatto un buon primo tempo, direi più che buono.
Poi abbiamo preso un gol strano e siamo andati un po' per 10 minuti dietro la confusione. E lì siamo stati meno lucidi, meno squadra. Poi abbiamo ripreso un po' a giocare, però insomma era la prima partita, ci stava anche un po' di stanchezza, molti erano ai primi 90 minuti effettivi, quindi sono soddisfatto della prova, dell'atteggiamento, della personalità. Questa per noi era una prova importante perché ci abituiamo al clima del campionato che sarà quest'anno, dove le squadre sono magari giocano meno che quelle dell'anno scorso, del girone dell'anno scorso, ma come a livello agonistico sarà sempre tipo oggi il secondo tempo, partita che diventa nervosa, confusionaria. E noi lì bisogna fare l'abitudine nella confusione e rimanere lucidi. E oggi in parte non ci siamo riusciti, però è stato un buon banco di prova il primo tempo, ma mi è piaciuto molto, ecco. I suoi sono andati bene, i nuovi fondamentalmente sono andati bene, ma come si sono integrati nel gruppo, insomma, in quella che era la base dell'anno scorso della squadra, che comunque anche l'anno scorso andò, fece bene in campionato? Ma i nuovi si sono integrati bene, Buongiorno si è presentato direi più che bene, no? Ha durato fatica all'inizio perché non era abituato a alcune cose, però è un ragazzo che ha qualità. È chiaro che abbiamo un reparto avanzato che è completamente diverso da quello dell'anno scorso come caratteristiche, quindi bisognerà anche che la squadra si adatti un pochino alle caratteristiche diverse. Il primo tempo ci siamo adattati bene perché abbiamo crossato molto, cosa che l'anno scorso non potevamo tanto permetterci. Invece quest'anno bisognerà sfruttare anche i cross dal fondo perché abbiamo qualità aeree importanti. Appunto, a proposito di cross dal fondo, volevo chiederle dell'Aquila, no? Che è un terzino, senza cadere troppo nei singoli, che comunque è un terzino che proviene dall'eccellenza e oggi si è comportato nella giusta maniera. Non gli chiedo di Crea perché comunque ha avuto un passato nei professionisti, quindi si sa che le credenziali, il curriculum ce l'ha, però dell'Aquila insomma ha fatto una discreta partita. No, dell'Aquila sta facendo bene, è un ragazzo che ha voglia di lavorare, che ha voglia di migliorarsi. È chiaro che anche per lui poi ci saranno momenti di difficoltà, perché magari ci troveremo delle partite dove gli metteranno un attaccante esperto da quella parte lì, quindi, però mi dà fiducia perché ha personalità, non ha paura di avere la palla, non si scompone tanto. E sono tutto sommato soddisfatto di tutto quello che stiamo facendo. Venerdì sono usciti i gironi, la Pianese è stata inserita nel girone E, quindi insieme alle altre toscane e all'Umbria. Che pensa appunto del campionato? È che è quello che ho detto prima, oggi c'è stato un assaggio di quello che sarà il girone, magari meno tecnico di quello dell'anno scorso, però agonisticamente più acceso, solo per il fatto che sono tutti derby. E anche agonisticamente bisognerà noi, nella confusione, quando le squadre avversarie come oggi la mettono sulla confusione, noi non bisogna andare dietro la confusione ma rimanere ancora più lucidi, perché se rimaniamo lucidi in quei momenti lì è anche più facile andarli a far male. L'obiettivo rimane la salvezza? L'obiettivo è quello dell'anno scorso, di far bene. Quanto? Lo diremo poi in fondo all'anno, però noi lavoriamo tutti i giorni, come ho detto già l'anno scorso, lavoriamo tutti i giorni per migliorare. Quanto poi faremo bene dipenderà dal campo, dipenderà da noi, dagli avversari, dalla fortuna, tutto un insieme di cose. Grazie, mister.